Infissi in alluminio fai da te. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di abitazioni private con il sistema Bisacchi. Da più di 30 anni mi occupo di infissi e se penso agli errori che ho fatto quando ero piccolino, quando ho iniziato a lavorare e aiutavo mio zio, ero il garzone di mio zio, non mi resta altro che consigliarti di non fare infissi in alluminio fai da te, di sconsigliartelo vivamente. Se invece stavi cercando fai da te perché pensavi alla posa in opera, anche qui ti devo dire che quando ho iniziato nel 1988 montavamo gli infissi con 4 viti e un giro di silicone con il dito. Ecco lì è una cosa che magari chiunque può fare. Oggi invece per garantire le prestazioni termiche, acustiche e di durata nel tempo ci sono delle tecnologie di posa in opera che anche quando noi prendiamo dei nuovi dipendenti non possiamo farli iniziare prima di qualche anno e prima di avergli fatto delle vere e proprie scuole di formazione. Tant'è che dal 2020 esiste un patentino di posa in opera, vengono fatti degli esami EQF2, 3 o 4 a seconda dei livelli che uno vuole ottenere e sono delle abilitazioni per poter posare gli infissi. Tant'è che l'Italia sta recependo normativa europea per fare in modo che se l'Italia dà degli incentivi, come succede ecobonus, superbonus, a degli utenti privati, questi devono per forza acquistare infissi posati da chi è certificato con questi livelli di EQF. Questo è importante anche perché se si fa risparmio energetico, si compra una finestra, una Ferrari della finestra e poi si monta ancora col silicone come facevo io nell'88 e come purtroppo ancora oggi molti stanno facendo, si va a perdere tutto quel valore che si è acquistato. Per andare a vedere la posa in opera, per fare queste scelte corrette, è importante fare una consulenza prima di acquistare gli infissi perché dopo è troppo tardi. Mi chiamano spesso molti contatti chiedendomi che cosa posso fare, adesso ho questo problema, qui mi passa l'acqua, qui mi ha messo il silicone, questo non funziona. Ormai è troppo tardi riparare un danno di quel tipo. Quindi puoi andare su www.blogbisacchi.it e richiedere la tua consulenza personalizzata. Insieme troveremo la soluzione giusta per la tua casa, per le tue esigenze e per i risultati che vuoi ottenere. Ciao e al prossimo video!